Presidente, alla vigilia di Rosh Hashanah, quale augurio vuole fare alla propria comunità? Il primo augurio noi le facciamo alla famiglia di Gilad Shalit, soprattutto a Gilad Shalit che si trova ancora dopo più di 5 anni prigioniero, probabilmente in un bunker a Gaza. A lui vogliamo dire che non ci dimenticheremo di lui durante il Seder di Rosh Hashanah, non ci dimenticheremo di lui durante le preghiere, anche durante Kippur e in tutti quelli che saranno questi momenti di grande festa. Io ancora porto da 3 anni il braccialetto giallo che portano gli israeliani per ricordarci di Gilad Shalit, e vogliamo dire ad Israele che non è sola. In questo momento in cui le cosiddette primavere arabe, e io le vorrei chiamare degli inverni, dei lunghi inverni, stanno portando non libertà e democrazia come tutti si aspettavano, ma come i più bravi analisti, stanno portando tragedia. Tragedia per quelle stesse nazioni, stanno riportando il fondamentalismo islamico non solo a minacciare le popolazioni tunisine, libiche, egiziane, siriane, giordane, iraniane e forse anche quelle turche, ma stanno portando anche in Israele a ritrovarci accerchiata come non lo era dal 1948, con un piccolo distinguo. Oggi è cambiato il mondo, sono cambiate le armi e sono eserciti molto più potenti, e come quello dell'Iran potrebbero minacciare con l'arma nucleare la stessa esistenza e sopravvivenza di Israele. Agli israeliani vogliamo dire da Roma, Shana Tova, tenete duro, saremo insieme a voi in questa battaglia, soprattutto siamo orgogliosi di vedere un Israele, nonostante la guerra, nonostante l'accerchiamento, nonostante il terrorismo, la paura e anche le discussioni interne, più che legittime all'interno di una democrazia, siamo orgogliosi di sapere che è un paese che sta crescendo, dove molte famiglie della nostra comunità hanno scelto di andare a fare l'Aliyah, dove i giovani sanno di trovare delle prospettive di vita, di riscatto, dove anche famiglie di media età sanno di poter andare lì con i loro figli e ricominciare da capo. Un Israele che cresce nonostante la crisi economica e alla quale noi dobbiamo guardare con speranza. E soprattutto, ovviamente per le questioni interne, una comunità che sta crescendo, un consiglio che sta lavorando in maniera unitaria, di questo ne sono orgoglioso, e questa è la mia presidenza, seconda presidenza di un lungo percorso dove mi vede lavorare in maniera unanime con tutte le anime della nostra comunità che stanno lavorando proficuamente. Noi vi promettiamo di guardare con attenzione ai problemi, sono tanti, ma preghiamo tutti veramente con il cuore in mano di evitare la polemica sterile, di utilizzare questi giorni di riflessione più che di pentimento proprio per guardare anche con maggior ottimismo. Se qualcosa non va, può darsi che noi già ne siamo consapevoli e stiamo provando a trovare i rimedi. Se qualcosa non va, basta scriverci ad ogni assessore, ad ogni professionale, anche al sottoscritto, e proveremo a darvi delle giuste risposte. Se qualcosa non va, noi siamo disponibili ad accogliere le vostre idee, i vostri suggerimenti. Non abbiamo la presunzione di avere la ricetta in mano, ma soprattutto sappiamo di lavorare con il cuore in mano, perché questo è quello di cui c'è bisogno. La comunità non è un'azienda, ma soprattutto vogliamo guardare ad un nuovo anno che vede le nostre scuole ancora incrementare i suoi numeri di alunni, di vedere che ormai l'85% dei ragazzi nati nella nostra comunità frequenta la scuola ebraica, si è iscritto alla prima elementare. Questo è motivo di orgoglio, ma certamente non è un punto di arrivo, è solo un punto di partenza. Quindi Shana Tova, Khatima Tova a tutti, e ovviamente se posso farlo, pur non potendo parlare con ognuno di voi, se ho fatto del male a qualcuno chiedo scusa, se ho offeso qualcuno chiedo scusa, se volete chiamatemi e ne parliamo anche privatamente. Grazie.